Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video senza la mia faccia. Non so se vi rende contenti sta cosa, perché magari dopo febbraio mi direte: senti Pasquale, leva la faccia, fai vedere solo il monitor. Comunque, vedremo come si succederà nel futuro. Intanto, quando vi dicevo che c'è un RIT per tutto, eccone un altro molto particolare. Gladstone Land, e andiamo un attimino a vedere la loro presentazione, la loro investor presentation. Loro cosa si occupano? Di possedere delle fattorie, farms, sia in maniera diretta, per cui affittandole semplicemente, o anche affittandole e richiedendo una parte dei profitti generata dal raccolto. Una idea molto interessante negli Stati Uniti d'America, dove essendo un paese molto ampio ci sono ovviamente diversi climi in ogni parte dello stato, e questo ne consegue anche che ci sono diverse produzioni di generi alimentari in parti diverse, in stati diversi degli Stati Uniti d'America. Andiamo un attimino a vedere la presentazione, andiamo a vedere di cosa si occupa l'azienda, un po' nei dettagli, andiamo a vedere qualche numerino, poi andiamo anche su Simply Wall Street alla fine e ne traiamo le conseguenze. Anzi, non tanto le conseguenze, ne traiamo dei risultati, delle conclusioni. Questa azienda non è nel mio portafoglio, la sto un attimino valutando, e ricordo ovviamente che questi non sono consigli finanziari, ma solo delle mie analisi personali. Di personale, tra l'altro, c'è anche una cosa molto interessante, nel senso che personalmente mi piacerebbe molto se tu lasciassi un bel pollice in su, se questo video è di tuo gradimento, e se sei nuovo di passaggio su questo canale e se questi contenuti ti interessano, magari potresti anche iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Partiamo un attimino con questa analisi. Bene, da questa presentazione andiamo subito a vedere che Gladstone Land possiede alcune fattorie, ma le dà in leasing, per cui le affitta, oppure in altri casi potrebbe mantenere la fattoria e prendere anche un profitto da quella che è la vendita della produzione. Attualmente è in possesso di 127 fattorie con 94.000 acri circa in 13 stati diversi degli Stati Uniti d'America, con un valore approssimativo di $1 miliardo. E tutto quanto il posseduto, i campi posseduti, sono effettivamente affittati. Prima di tutto si concentrano su quello che noi in italiano potremmo chiamare il chilometro zero, cioè prodotti freschi che vengono prodotti, appunto, e poi una volta raccolti venduti nell'arco di pochi giorni, per cui non si parla di o comunque produzioni da cosiddette commodity, per cui nessun future è legato a questa produzione. In quest'altra slide possiamo andare a vedere anche le opportunità che questa azienda pone. Prima di tutto ci sono circa 3.000 top tier farm, top tier significa di alto livello, e producono fagioli diversi, blackberry, cavoli, cantaloupe che sarebbero una tipologia di melone, sedano, lattuga, meloni, piselli, peperoni, radicchio, lamponi, fragole, mais, pomodori e anche altre insalate di vario tipo a foglia verde. 15 miliardi il market cap di questa azienda, 6.625 sono i campi posseduti, con 33.1 miliardi di dollari di market value. Questi sono i campi permanenti, che sono il focus primario dell'azienda. Come focus alternativo, terziario, come definisce qui, sono short-lived raw crops, per cui sono campi che hanno una vita di coltivazione piuttosto corta, e abbiamo dell'orzo, delle bietole, anche qui mais, però non quelli dolci, riso, soia, zucchero di canna e anche del grano. In questo caso ci sono 22.580 fattorie, anzi campi, e poi 113 miliardi di market value. Per quanto riguarda un sommario dei loro investimenti, abbiamo come tipologia di crop, per cui di campo coltivato, dei terreni ad alto valore che hanno un accesso diretto all'acqua come sorgente interessante. Ovviamente una cosa molto interessante da questo punto di vista è che tutte le fattorie sono in una slide che non ho fatto vedere, insomma, per non far diventare video 100 miliardi di minuti. Comunque cercano di trovare delle location in cui ci sia un accesso veloce a tutti quelli che sono i corsi d'acqua, che possono essere utilizzati subito, e per cui non si debba dipendere dall'irrigazione artificiale o da piogge, ma che ci sia l'acqua lì presente per innaffiare i campi tutto l'anno. Le location sono appunto delle regioni con un established rental markets, per cui un'abbondanza di operatori nel campo della coltivazione molto importante. Come focus primario, dicevamo prima, sono la produzione del fresco, per cui molto per la maggior parte frutta e verdure, e poi anche alcuni altri campi permanenti
come ad esempio i lamponi oppure le noci e così via. Le transazioni sono da 2 milioni e 50 milioni di dollari. Gli affitti vanno dai 5 ai 10 anni con un incremento dell'affitto annuale e poi con un, diciamo, un reset in base al market di riferimento, al mercato di riferimento. I pagamenti sono fissi oppure, come dicevo prima, c'è un fisso più una percentuale che è basata al fatturato che poi il coltivatore va a fine anno. Chi sono i clienti? Sono delle aziende oppure sono dei contadini indipendenti che hanno una base solida e una storia sostanziale di coltivazione dei campi, per cui non si va dal primo arrivato, ma comunque ci si orienta verso delle aziende o dei produttori che abbiano una storia alle spalle molto importante. Qui abbiamo anche una slide che ci va a dire per la produzione più importante per ogni singolo prodotto. Prima di tutto abbiamo 68.000 libbre di fragole, libbre qui saranno più o meno 24.000 kg di fragole, poi 37.800 kg di lattuga, basta fare per metà per sapere i chili, mais 11.256 libbre, grano 4.140 libbre e soia 3.180 libbre. Questo è il prezzo medio per quanto riguarda ogni libra. Questo è la revenue, questi dati sono per acro, questo è il fatturato per ogni acro di questi prodotti e questo è il profitto lordo per ogni acro che viene generato da questi prodotti. Ovviamente le fragole rendono molto di più, come si può vedere, la lattuga un po' meno e poi via scemando gli altri prodotti. Qui abbiamo anche un dato interessante che è il grower, per cui il contadino, net income, quello che il contadino guadagna per ogni acro coltivato. Qui abbiamo anche una slide che ci mostra appunto i campi posseduti, la parte più ad ovest e poi la parte più a sud-est sono quelle maggiormente coltivate, con la California che ha addirittura 47 campi coltivati e qua troviamo nella serina anche quanti campi per ogni area sono posseduti da parte di Gladstone Land, quindi una diversificazione abbastanza imponente in tutti quegli stati che originariamente sono prettamente conosciuti per il loro clima e per cui vanno a produrre una determinata tipologia di alimento. Gli stati del nord invece, che sono confinanti ovviamente con il Canada, hanno una produzione molto limitata per quanto riguarda quello che può essere la produzione del fresco e ovviamente non possono essere utilizzati per la produzione. Qui abbiamo anche le office location, per cui dove ci sono gli uffici di Gladstone sul territorio. Qui abbiamo anche una slide che ci fa vedere le selected properties, per cui quelle proprietà che sono più importanti. Palm City, dove producono degli snap peas, credo che si chiamino piattoni in italiano. Oxford in California, dove fanno fragole, qui dove fanno i lamponi, Watsonville sempre in California, pistacchi in Colinga, qua abbiamo degli alberi di mandorle in Irwin e poi dei cavoli in Okeechobee e in Florida. Prima di andare a far firmare un contratto di affitto ai propri clienti, per cui si va fatta una due diligence da parte di Gladstone e va a diversi passaggi. Prima di tutto si va a fare una stima di quello che è ogni proprietà e per cui anche a capire se chi va a coltivare è esperto, ha una licenza per poter coltivare quella tipologia di prodotto. Poi si va a fare una visita fisica della proprietà, si va anche a fare una test di quello che è la possibilità dell'accesso ad acqua diretta tramite un corso d'acqua oppure tramite dei pozzi per determinare anche la possibilità di accedere all'acqua. Poi si va a fare del test sul terreno per determinarne la qualità e poi si va a fare anche una due diligence della zona per vedere se ci sono delle problematiche di vario tipo che possono andare a poi inficiare quella che è la produzione, per cui anche il fatto che poi chi vada a affittare il terreno possa pagare l'affitto. Qui abbiamo anche una diversificazione per terminologia, diciamo, di proprietà. L'86% dei campi viene coltivato da aziende piccoline o comunque che sono a conduzione familiare, mentre il 14% viene dato a istituzionali oppure a grossi gruppi che vanno a coltivare appunto questi campi. Di recente sono state fatte queste acquisizioni che possiamo vedere in questa slide. 6 vanno ad essere campi a cui che verranno utilizzati per coltivare pistacchi, mais, fagioli di vario tipo e soia. 2 per la barbabietola da zucchero, poi di nuovo per quanto riguarda dei fagioli misti, patate e mais. 2 per noci pecan, patate, fagioli e poi di nuovo mais. Altri 8 qui sotto per pistacchio. È un misto di vegetali di tipo sia convenzionale che di tipo biologico, in particolare solitamente sono quelle a foglia verde, e altri 4 qui per pistacchio e sod, che non mi ricordo cosa sia. Questa è la performance dell'azienda dalla sua IPO nel 2013. Questo è il portafoglio, il valore al fair value, e questo è il valore del portafoglio al costo. E qui vediamo anche il totale degli acri posseduti, per cui al salire dell'acreraggio
Abbiamo visto anche che va a incrementarsi il portafoglio totale e il costo del portafoglio. Poi per chi come me investe in REIT possiamo vedere anche come si è andato a aumentare il dividendo dall'originario che sono circa 35 centesimi nel 2014. Abbiamo superato i 55 centesimi più o meno per azione nel 2020, per cui abbiamo avuto un ottimo incremento qua del 29.2%, poi del 6.5%, del 5.8%, dell'1.5% e poi negli ultimi due anni dello 0.5%, un incremento enorme che ha portato a un incremento totale del 49.7% di aumento del dividendo in questi 6 anni, diciamo, in cui l'azienda è quotata sul mercato azionario e sull'indice dei REITs americani. Un'altra slide interessante, qui possiamo vedere anche il numero totale di fattorie possedute e il valore totale come fair value delle fattorie e quello che è il valore totale nel portafoglio in generale di Gladstone Land, per cui 17 campi valgono circa 69 milioni di dollari per un 8% del fair value totale, mentre 106 campi sono sia di proprietà, ma sono quelli che sono andate in gestione a terze parti, quasi 900 milioni di dollari, qui sono 891.9, per un 91.9% del valore totale del fair value dei campi posseduti. Passiamo su Simply Wall Street, andiamo a dare un'occhiata un po' più veloce all'azienda, andiamo a vedere un attimino come si è andato ad evolvere il prezzo nell'arco del tempo, dalla IPO del 2013, come si diceva prima, ha avuto un rintracciamento qui, come si può vedere, dal 2013, giornata dell'IPO, fino al 2016, e poi ha cominciato a risalire piano piano, fino a fermarsi un prezzo attuale che è di 16.57 dollari ad azione, partendo da un minimo di quasi 7 dollari e mezzo nel 2016. In questo momento si tratta di un titolo particolarmente poco volatile, con un ritorno sui 5 anni, incluso il dividendo, del quasi 138%, 138 abbondante, una valutazione molto bassa rispetto al fair value, che secondo gli analisti dovrebbe essere il doppio di quello che è adesso. Io dico sempre di prendere questi numeri con le pinze. Per quanto riguarda la crescita futura, quasi un 64% in termini di earnings e quasi un 16% in termini di fatturato, un'azienda che crescerà molto perché anche la domanda di prodotti freschi, la domanda di prodotti biologici cresce sempre di più. Per quanto riguarda la salute finanziaria, con gli investimenti che ha fatto, comunque l'azienda è molto molto coperta, con appunto un portafoglio posseduto di circa 872 milioni di dollari e con la metà più o meno delle liabilities. Abbiamo debiti equity ratio, che possiamo vedere comunque dal punto di vista del debito sul class al momento delle proprietà, però si tratta comunque, come succede sempre per REITs, di investimenti in nuove proprietà che in ogni caso in qualsiasi momento possono essere vendute e riportare del cash flow nelle casse dell'azienda, per cui in questo caso io non mi preoccuperei particolarmente. Il dividendo al momento è un 3.42%, per cui un dividendo molto interessante, ovviamente a causa della pandemia è cresciuto, ma nella sua salute tornerà intorno al 65% di payout ratio agli shareholder, per cui un'azienda molto particolare, molto strana, perché si sente poco parlare di investimenti nell'agricoltura, che solitamente viene vista come una di quelle aree poco fruttifere dal punto di vista dei guadagni, ma che, come possiamo vedere, se oculatamente gestita, può portare degli ottimi guadagni sia dal punto di vista di chi va a investire come coltivatore, ma anche in questo caso, visto che si parla di REIT, anche dal punto di vista di REIT. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questo video, non posso non ringraziare chiunque l'abbia guardato fino alla fine. Spero che questa analisi sia stata di tuo gradimento e se ciò fosse stato, per favore lasciami un pollice in su, fallo capire sia a me ma anche all'algoritmo di YouTube, e se vuoi discutere di questo titolo lascia appunto qualche commento nella sezione apposita qui sotto. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!